Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai eh, guardando. Volevo chiedere scusa se la settimana prossima non ho fatto la lettura angelica, ma eh, ero fuori per fare un corso, eh, diciamo, ero abbastanza impegnata, non sono riuscita con i tempi. Bene, recupereremo oggi. Utilizzeremo tre materie di carte ok e suddivideremo la lettura in gruppo a gruppo b e gruppo c vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene iniziamo con la preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di Tutte le anime che con tanto amore mi seguono, invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. Chiedo con amore vero, puro e sincero di aiutarmi a purificare la mia energia, le mie intenzioni, parole ed azioni e di elevare le mie energie, vibrazioni e frequenze, le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Liberateci dalle energie egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione dentro di noi e intorno a noi. Liberateci da tutto. Ciò che ci sta per che ci sta impedendo di essere un tutt'uno con l'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione finale fisica psichica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte grazie caro Dio grazie Arcangelo Michele grazie al maestro Gesù grazie Maria Maria Regina Celeste coscienza micaelica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità ok vediamo iniziamo ora Vediamo un po' cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele per questa settimana, cos'è per il nostro massimo bene e per il massimo bene supremo. Gruppo A, amore perfetto, eterno. Ok. Gruppo B, ci pensa Dio. Gruppo C sono uscite due carte. Gli angeli vegliano sui tuoi figli, sei difeso e protetto. Questo è interessante. Vediamo le carte delle fatte. Avremo anche le carte sull'abbondanza. Lavoreremo sul tema dell'abbondanza questa settimana. Lascia che sia, dice l'arcangelo Michele, nel gruppo A. Attraverso le fatte, gli esseri della natura. Che in comunione di intenti con l'arcangelo micheles operano per il massimo bene supremo ecco qui la carta che esce spontaneamente ok fidati dell'intuito dice il gruppo b vediamo un po ecco questa è saltata fuori spontaneamente una pausa di silenzio per il gruppo c parliamo di abbondanza vediamo Cosa ci vogliono dire gli angeli sull'abbondanza? Vediamo un po' gruppo A. Concentrati sulle tue priorità. Bene, interessante. Gruppo B, il potere della preghiera. Vedi questo, il gruppo B eh, si parla di fiducia, di allineamento spirituale, di preghiera. Vediamo il gruppo C. La sorgente è la tua fonte, bellissima questa carta. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Iniziamo col gruppo A, amore eterno. Amore eterno, inteso l'amore divino nei confronti del creatore, della sorgente di tutto ciò che è l'amore con la tua anima, per la tua anima, l'amore per la vita stessa, o l'amore anche inteso come relazione, come anima. Incontrato un'anima affine al tuo essere alla tua persona e un amore appunto che arriva dall'anima un amore antico è un amore reale un amore veritiero e sincero eh, quindi per piacere dice l'arcangelo michele abbi fiducia lascia che sia lascia che tutto avvenga spontaneamente lascia che tutto sia sincronico e perfetto abbi fiducia del, del divino abbi fiducia che tutto è Veramente è perfetto, tutto arriverà nel momento giusto per il tuo massimo, bene sei al sicuro, sei, eh, sei schermato, sei in una, in una veramente sei avvolto dalla luce dell'Arcangelo Michele. Diciamo che in questo momento più che preoccuparti concentrati sulle tue priorità per manifestare anche l'abbondanza in tutte le, tue, le sue forme, va bene? Perché in questo momento devi dare priorità magari al tuo lavoro, alla, alla tua situazione familiare, alle tue relazioni più importanti, va bene? Quindi quello che è prioritario è importante che tu agisci in questa direzione, perché lascia che sia, lascia che accada attraverso la sincronicità Divina, ma agisci anche di conseguenza nella direzione dei tuoi obiettivi. Ci vuole in questo momento azione e determinazione in quelle che sono le cose più importanti. Va bene? Tutto il resto arriverà spontaneamente nella tua vita. Non ci sono ostacoli, anima infinita, l'energia scorre fluisce liberamente, però per evitare di bloccare il flusso di energia, agisci, agisci e lascia che, che l'amore divino faccia quello che è giusto per te. Anche perché la prima carta è amore eterno, quindi sei amato, sei al sicuro, sei protetto, tutto arriverà nel momento giusto. Ok, c'è bisogno di fiducia anche per il gruppo B. Ok, abbiamo la carta. Ci pensa Dio? Quindi per piacere, abbi fede e fiducia che le tue preghiere sono state ascoltate. Tu sai dentro di te qual è la verità, tu hai le tue intuizioni, tu hai il tuo sentire, tu hai questa capacità di riconoscere la verità. Quindi fidati del tuo intuito perché il tuo intuito arriva attraverso immagini veloci che arrivano nel momento giusto. E Quel senso di verità, quelle tue sensazioni che ti fanno capire che quella è la strada giusta, che quella è la persona giusta, che quella è la persona da lasciare andare, che questa situazione difficile non ti appartiene più. Quindi abbi fede e fiducia laddove ci sono dei. Problemi, laddove ci sono dei blocchi e degli ostacoli, io vi consiglio vivamente di fare il processo di liberazione. Io l'ho scritto, l'ho messo su YouTube. È una preghiera potentissima, che è in grado di liberarvi dai blocchi, da tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i vostri sogni e i vostri obiettivi. Quindi, il potere della preghiera è in grado di trascendere tutto il tempo e lo spazio, è in grado di, um, di accelerare il processo di manifestazione. Nel processo di, uh, di riallineamento di quelli che sono i tuoi scopi divini e umani insieme. Quindi, per piacere, fiducia, sì, azione, fidu fiducia in Dio e in te stesso. Tu sei parte di Dio, tu sei parte del tutto. Quindi, l'intuizione arriva dal Divino che è in te, dalle tue guide, dai tuoi angeli, dal tuo sé superiore. Quindi, fiducia in quello che tu sei, in quello che ti, che ti arriva. Più preghiera, più, magari anche più protezione, più liberazione, e tutto arriverà nel momento giusto. Ok? Bene, anime infinite. Passiamo al gruppo C. Assolutamente c'è protezione per voi. Sei un'anima che sei al sicuro e sei protetta da Dio e dall'arcangelo Michele. I tuoi figli, i tuoi cari sono protetti e sono al sicuro. Le tue preghiere sono ascoltate. Se un'anima eh, che veramente chiede l'aiuto, stai, stai pregando tanto, stai chiedendo aiuto. Bene, quell'aiuto c'è, quell'aiuto è tangibile è reale. Diciamo che hai bisogno di uscire un po' dal caos. Di tutti, di, del tuo lavoro, della vita frenetica, del caos della città, del caos che c'è, diciamo, anche nel, nel luogo, nel posto di lavoro eh, o del caos che hai nella tua mente in questo momento perché hai tanti pensieri, tante domande che stai ponendo alla sorgente, al creatore. Per ricevere le risposte c'è bisogno di... Silenzio, una pausa di silenzio, una pausa di silenzio è richiesta affinché tu possa ricevere chiaramente la guida divina. Ricordati che la sorgente, Dio è la tua fonte, ok? Tutto ciò che ti, tu hai bisogno proviene da Dio, ok? Quindi ci vuole Fede, fiducia, apertura al ricevere. Quindi, qua in tutte e tre le letture, in tutti e tre i casi, gli angeli, l'arcangelo Michele, vi stanno invitando alla fiducia. Fede alla fiducia che Dio esiste, l'amore divino c'è. Le persone che dicono che Dio non esiste sono completamente disconnesse dal Creatore. Ma tu, anima infinita, sei un'anima antica e sai benissimo che ti stai aggrappando alla sorgente ed è giusto questo perché è la sorgente che ti aiuta a manifestare. Tu sei creatore, tu sei. Connetti con quel potere divino che è in te, che è nel tutto e con la fiducia, con le aspettative positive. Visualizza il successo, visualizza che tutto è possibile e vedrai che riuscirai a manifestare cose anche molto più grandi di quello che riesci anche solo ad immaginare. Vediamo un attimo. Messaggio c'è per tutti noi, per tutti voi. Questo è un messaggio eh, dal libro, da questo libro. Messaggio degli angeli. Chiedo all'arcangelo Michele di dare il messaggio più giusto per questa settimana, per il maggior numero di persone possibili. Voi non ci crederete? È incredibile. Questa settimana, anime infinite, la richiesta degli angeli è. Guardate un po', mannaggia, se riesco a farvelo leggere, vorrei tanto che voi leggeste perché non le coincidenze non esistono. Fiducia! Fidati, vi garantisco che ho aperto il libro a caso dopo la preghiera, quindi eh, assolutamente nulla è una coincidenza. Noi attiriamo quello mh, con cui entriamo in frequenza. Ho pregato per il bene di, delle maggior, del maggior numero delle persone possibili per tutti, possibilmente. E in questo, in questo caso, questa settimana richiesta da parte di tutti voi, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Tutte le persone che mi stanno ascoltando, fiducia nel creatore. Chi dona la propria fiducia dona a se stesso. Si tratta di un dono che non è mai inutile, che non è mai. Perdente. Si tratta di un dono che comunque vadano le cose e permetterà di crescere ed evolversi. Mi raccomando, anime infinite, ascoltate bene i messaggi degli angeli, se avete bisogno riascoltate la lettura e vedrete che riuscirete anche a ricevere messaggi aggiuntivi che magari non avete captato all'inizio, ma che magari sono determinanti per il vostro percorso in questa settimana. Volevo ricordarvi: Anime Infinite, che mi occupo di Facilitare letture angeliche eh, e, e sessioni private di guarigione a distanza. Con le nuove frequenze di luce. Volevo anche informarvi che la nuova classe del percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce partirà giovedì 14 dicembre. Abbiamo ancora sei posti disponibili, va bene? Sei su dodici. Quindi mi raccomando, le iscrizioni sono aperte. Contattatemi per maggiori dettagli. È online. Ovunque tu, tro ovunque tu ti trovi, in Italia, in America. Uh, ovunque tu sei, uh, tu con uh, Zoom hai la possibilità di connetterti alla stanza virtuale di questo corso meraviglioso, massimo 12 partecipanti, in maniera tale che vi posso seguire meglio e imparerai tutto sull'equilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, in più ci sarà un grande lavoro con Logos Healing uh, e in più riceverai quattro sessioni di guarigione che sarò io stessa a facilitare su di te a distanza, quindi anima meravigliosa se questa è la tua chiamata iscriviti adesso per quanto riguarda il corso di connessioni angeliche eh, penso che partirà il 26 di gennaio è ancora da definire se sei interessato e vuoi connetterti con gli angeli anche questo è un corso online sempre su zoom, molto completo dove imparerai dalle basi fino ai massimi livelli a connetterti con gli angeli dalla coscienza micaelica e con l'arcangelo Michele se invece sei un'anima che vuole la presenza, vuole vivere la fisicità, vuole interagire con le persone di in presenza, il mio prossimo corso di guarigione più il corso di connessione al sé superiore si terrà dal 23 al 26 di marzo a San Donato Milanese. Mi raccomando, solo 7 posti disponibili su 15. Anche questo è a numero chiuso, un percorso straordinario, potente, che cambia la vita. Quindi per dettagli non esitare a contattarmi se vuoi fare un percorso con me di coaching con logo sealing accetto massimo due persone al mese quindi mi raccomando contattatemi io vi saluto vi ringrazio e vi auguro una giornata meravigliosa presto buona settimana a tutti